Bella a tutti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi niente tier list, oggi un piccolo aggiornamento sulle cose che succederanno in FIFA Mobile 23. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, ovviamente commentate se avete qualche dubbio, domanda, qualcosa da chiedere in generale o qualche aggiornamento anche voi sulle cose che succederanno. Io per il momento ho scoperto questo che vi vado ad illustrare. Cominciamo! Allora, ragazzuoli, dovrebbe esserci, tra varie virgolette, perché non so se la metteranno in questa sezione o se faranno una sezione a parte, una cosa chiamata praticamente Heroes Journey 23, quindi il viaggio degli eroi del 2023. Quello del 2022 è finito e dovrebbe cominciare quello del 2023. La cosa scritta qua è che praticamente rinforza la squadra giovanile con i migliori eroi del viaggio eroi 2023. Ottieni il giocatore fantasy dal negozio con aggiornamenti overall basati sulle prestazioni della vita reale. E a me qua, ragazzoli, mi è sorto un piccolo dubbio, perché cioè le carte che c'erano erano Lucio, Donovan, Yaya Touré. In base alle prestazioni della vita reale, che cosa vuol dire? Cioè, non ha senso, cioè loro non sono più in attività, cioè non ha molto senso, a meno che non intendessero che ovviamente vanno a prendere a fare un overall, appunto in base a quello che hanno fatto in carriera, e quindi, cioè, però io ho visto che dovrebbero metterli 109, 110, 111, 112, cioè in teoria tra quelle gen lì, e quindi non capisco, cioè da come era scritto, raga, praticamente sembrava che dovesse essere una cosa come il VLF, no? Che praticamente salisse di gen man mano che giochi, ma no, cioè, nel senso, non dovrebbe essere così, perché quei giocatori lì si sono ritirati, c'è Lucio, ok, tra di loro, che sarà un difensore incredibile, appunto, in questo gioco non vedo l'ora di vederlo, però, appunto, non ha senso. Comunque, nella teoria dovrebbero essere 112, non l'hanno rilasciato proprio del tutto, ci sono i soliti siti, class, canali, tutte queste robe che tirano a cazzo proprio, e hanno detto che saranno 109, 110, 111. Non è vero, raga, vanno sempre di due in due, quindi fondamentalmente, cioè, è ovvio che saranno dei 112, quei cosi lì. E dovrebbero uscire questo giovedì, insieme a un altro evento che sarà sempre nel negozio, oltretutto. Quindi io davvero non so cosa cacchio vuol dire. Cioè, molto probabilmente questo qua del viaggio eroi sarà una roba che aggiungeranno delle cose qui e le potrai comprare poi quelli lì speciali, appunto, gli eroi del viaggio eroi, che non ha senso, cioè troppi eroi in questa cosa, li potrai poi andare a comprare nel negozio, magari al posto che mettere le fasi qui, e qui andranno avanti con le fasi poi successive. Cosa che avrebbe più senso, però non lo so. Ho paura perché ho letto negozio e quindi ho detto qua c'è l'inculata. Perché conoscendo FIFA in generale ho detto non si sa mai. Quindi ragazzoli, questo è quanto. Domani ci vediamo per fare la tier list dei CC, poi COC. Ragazzoli, poi facciamo un video diverso perché non ha più senso, cioè non possiamo andare avanti a fare solo tier list. Facciamo un video diverso dove facciamo qualche confronto, io analizzo le squadre e poi ripartiamo con le tier list delle fasi offensive. Ok ragazzoli, oggi vi lascio con questo breve video perché era un aggiornamento necessario. Sappiate che giovedì, questo giovedì sera, alle ore 21, usciranno due eventi che molto probabilmente uno sarà l'appendice di questo e l'altro sarà un evento nel negozio e basta. Quindi tutto qui. Detto questo, noi ci troviamo domani con un nuovo video, appunto. Mi raccomando, spoilerate tantissimo, iscrivetevi al canale, ovviamente commentate se vi piacciono questi tipi di video spoiler, così da tenervi sempre aggiornati sulle cose che succedono. Bene, detto questo, un ciao ciao da Doctor. Ciao ciao.